Eccoci arrivati al terzo episodio di Video da un Euro. Siamo così sulle spiagge italiane della Sardegna a pubblicare questi video, in realtà già prodotti qualche giorno fa, però giusto per dare continuità al canale ho voluto così adottare questo metodo e quindi preparare qualche contenuto sempre sul Real Racing 3. Quella che vedete sullo schermo è una fantastica macchina che sembra un go-kart, ma direi che va un pelo di più, infatti velocità massima 337 orari, è una vera bestia, aria lato un V8. E anche se ho già fatto questa gara, ho scelto comunque di riportarvela, di riproporvela. Circuito di Catalogna, tre giri, voglio vedere un po' come va, perché non l'ho mai provata con la visuale dal cofano e direi che è il momento giusto, quindi si sta per partire, quindi direi di scendere direttamente in pista. Probabilmente sarà l'ultimo video da un euro, non lo so, vediamo, magari faccio in tempo a fare qualcos'altro. Mi ero prefissato di farne almeno tre e per ora ci siamo. Circuito di Catalunya. Siamo quasi tutti con l'aria Atom, alcune Caterham, comunque siamo sempre su questa modalità, non so bene come chiamarla, comunque stile go-kart, vedete il cofano in carbonio, bella macchina. Sentiamo il rombo, via! Tantissima potenza, motore turbo, veramente tanta la potenza. Ecco la Caterham, auto che ho visto dal vivo pochi giorni fa a Monza. La cosa bella, attenzione, intanto ho rischiato, in realtà ho fatto il danno. Quando pochi giorni fa c'è stato l'evento a Monza è arrivata una Caterham rossa, che vedrete anche in uno dei miei prossimi video sull'evento. E vabbè, mi scuso intanto per la così bassezza del mio livello di guida. Il tipo che è arrivato neanche ha fatto in tempo a scendere, che si è affiancato uno e gli ha chiesto, non ero io, che sia chiaro, e gli ha chiesto, ma per omologare una di queste come si fa? E lui bellamente, bello tranquillo, gli fa, no, ormai tranquillo che non te le fanno più omologare, però la sua era targata, quindi secondo me sapeva bene come, bel mezzo comunque. E intanto in maniera abbastanza sporca e imprecisa sono riuscito comunque a tenere la quarta posizione, però un'auto imprecisa, bisogna andare un po' più piano innanzitutto. Tutta inderapata questa lunga destra, questa parte lenta, scusate, mi ha fatto un danno. Allora, sono terzo, quindi ne ho due davanti da recuperare, ma ancora due giri, ce la posso fare senza problemi, direi. Sì, a meno che vado nell'erba. Devo andare un po' più piano. Questo Real Racing ricordo che prevede anche una parte di multigiocatore, diciamo una modalità di gioco che a me piace moltissimo, peccato che laghi molto, a meno che hanno cambiato qualcosa, adesso è tanto che non ci gioco, ma sinceramente non mi va neanche di scoprirlo durante un video. Quindi per ora continuiamo così in carriera, facciamo vedere quello che sappiamo fare. Poi sto comunque giocando con visuale dal cofano, quindi non sono per niente certo di essere competitivo e pronto da giocare contro avversari veri. Intanto gran fatica nel recuperare, ma frena? Attenzione, perché non frena, cioè va forte ma non frena. Gran fatica nel recuperare quelli due davanti, che poi tra l'altro vedo solo il secondo, quindi anche se riuscissi a recuperarlo poi ci sarebbe il primo. Tagliatissima questa S. Dai, almeno seconda, ragazzi. Freno un po' in anticipo, un po' troppo in anticipo. Dai, che devo andare al mare, ragazzi. Non è che ho tempo qua da sprecare in corse clandestine. Saluto il Dejo intanto perché so che sicuramente starà lavorando.
ho fatto una petizione, ho raccolto 10.000 firme per poter allungare la giornata almeno a 30 ore, così può lavorare di più. No, dai, scherzo, Dejo, prenditi qualche giorno di ferro ogni tanto. Niente, mi sa che non ce la faccio per niente a recuperarlo. Ma neanche col gioco sporco, secondo me. Non ce la faccio proprio, Non ho ancora capito bene la staccata di sta curva a gomito. Non c'è niente da fare. Proviamo a tagliarla? Proviamo? Ultima curvissima. M'ha fregato. Giusto così perché avevo giocato sporco. E vabbè. È andata un po' così con questa catena vuoto. No, scusate, questa aria è lato un vuoto. Forse faccio in tempo a fare un'altra garetta, ma così quasi cambio auto. Anche perché questa è disfatta, quasi quasi la metto in riparazione. Anche se avrei fatto in tempo a farne un'altra. Mi ricordo che su Real Racing, anche se c'è un po' di danno, in realtà le prestazioni dell'auto non cambiano finché non va sul rosso. Dai, spariamoci una garetta non troppo lunga. Tipo, vediamo un po'. Un Hocken entra i giri, troppo lunga, facciamoci un... È un cacciatore ad Hockenheim, che dovrebbe essere un giro solo. Lo faccio con la catena. Bel rombo intanto. Si sente che è un'auto che brucia benzina volentieri. Cofano molto lungo. Secondi se non di più di vantaggio per la Nissan Silvia. Dobbiamo cercare di recuperarla e andarli anche sopra. Bello, devo dire che il rumore mi piace di più questo che l'Atom. Allora, siamo ad Hockenheim. Pista che conosco anche grazie a Forza Motorsport, anche, però sicuramente i punti di staccata e le curve non sono esattamente uguali. Non facile come pista e presenta anche svariate versioni del circuito. Questa è una staccata che di solito appena finisce il cordo lo devi premere, ma qui direi che potevo fare anche un po' più in là la frenata. Questa si fa manetta. Comunque non male, mi piace. Qui potevo evitarmi la derapata, però ho tenuto aperto. Questa su Forza è una curva bastardissima perché ti porta sempre largo. Ecco qua la nostra Nissan Silvia. Passiamola all'interno. Ma non basta andargli davanti, bisogna dargli un po' di distanza anche. Vediamo un po' se ce la facciamo. Traguardo vicinissimo, non ce la faccio. Secondo, niente. Bisognava essere perfetti in questa gara, fa niente. Era più per il gusto di provare la macchina. Ok, ci siamo ragazzi. Allora, con questa gara chiudiamo il video. Chiudiamo la miniserie, credo che chiuderemo la miniserie di video da un euro, perché il prossimo probabilmente sarà un video normale da, quanto lo quantifichiamo, facciamo almeno 20 euro, dai. Ma come tornassero questi soldi? Diciamo comunque che riprenderò con la serie normale. Come notizia vi posso dire che prima delle ferie avevo già scaricato, che c'era in promozione nella settimana delle 3, GTA 5. Un gioco che ormai è del 2013, quindi 5 anni,
però non ci avevo mai giocato nella versione Xbox One, l'avevo strafinito e straconsumato su Xbox 360, sia offline, single player, che nell'online. E ho provato quello su One, devo dire che è tutto un altro gioco, già mi ero informato, già avevo visto in altri video, è un'altra cosa, molto bello, molto, anche molto piacevole guardare semplicemente, passeggiare semplicemente senza macchina, quindi anche a piedi, e capire un po' come hanno cercato di rendere reale e molto ricco di contenuti la città di Los Santos e tutto il suo contesto e le persone che ci vivono. Quindi qualche videuccio ce lo pubblicherò di sicuro, ovviamente commentato, cercando di rendere la cosa, diciamo, comica, come sto cercando di fare in alcuni dei miei video. Va bene, dai ragazzi, se avete finito di vedere questo video vuol dire che le mie ferie sono quasi finite, alcuni diranno era ora, si torna a lavorare, insomma. Pertanto ci vedremo prossimamente, dove? Sempre qui, su YouTube, su recordinggame.it. Un saluto da Mapo, ci vediamo presto, ciao ciao!